forse sono addirittura la prima ospite nella nuova sede di Dreamers & Makers, tra l'altro una sede che rappresenta in realtà la contestualizzazione di un posizionamento sognare e fare, idea e progetto. Ma sì, diciamo che crediamo fortemente al fatto che le agenzie debbano un po' tornare ad essere luoghi non solo in cui si pensa, ma in cui si produce e si fa. Quindi abbiamo scelto di essere qui in uno spazio che ci consentisse anche di avere un vero e proprio, come dire, studio fotografico e un teatro di posa, in modo tale da poter produrre in casa determinati contenuti insieme ad uno staff che ci supporta su tutta la parte di produzione che abbiamo internalizzato. Non è stato semplice, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici e soddisfatti e siamo convinti che affermare questa parte del nostro DNA fortemente posizionante per noi è un po' il nostro futuro e obiettivo per il prossimo anno. Tra l'altro, insomma, continuo un attimo sulla sede perché mi piace porre l'accento anche sulla bisogno e sulla necessità della contaminazione, e questo è rappresentato insomma dalla vostra voglia d'arte, perché qua verranno dei murales, non la facciamo vedere perché è ancora in fase di allestimento, ma sì, degli artisti verranno apposta da Berlino, se non sbaglio. Sì, non potevamo tradire quella che era fondamentalmente il vero motivo della nostra nascita, quindi mettere insieme persone che fanno e persone che pensano. Abbiamo presentato, quando siamo nati, la sede che allora era Temporary come un talent hub, e ci piaceva in un certo senso dare prova anche di questo. E quello che succederà a breve in Dreamers & Makers è che alcuni artisti internazionali, soprattutto illustratori che fanno parte del roster di Poco, quindi da Londra, da Berlino e adesso con la nuova sede che Poco sta aprendo a Tokyo, daranno la loro firma alla nostra sede producendo dei murales removibili, in modo tale che potranno essere anche portati in giro e potranno essere anche oggetto di mostre itineranti, appunto per far capire qual è il nostro legame con una certa realtà artistica alla quale secondo me non si può prescindere per il lavoro che facciamo e per la maniera particolare in cui portiamo avanti il nostro lavoro. Infatti Dreamers and Makers, ma veniamo al Makers, cioè insomma ai fatti concreti, perché io sono qui anche perché avete vinto la gara Calzedonia, e quindi che poi è una conferma, perché per il secondo anno consecutivo sarete l'agenzia del brand, tra l'altro con insomma l'allargamento anche a tutta l'area digital. Ma sì, Calzedonia ha rappresentato per noi l'anno scorso una bellissima sorpresa, perché un po' non ce l'aspettavamo di riuscire a lavorare subito il primo anno con un marchio così importante, prestigioso e con un premio Oscar che era Julia Roberts. Sicuramente aver confermato il cliente ci dà la possibilità di costruire una storia con il marchio molto più duratura, di essere molto più efficace anche a questo secondo round creativo che abbiamo l'opportunità di sviluppare con loro, e sicuramente ci riempie di orgoglio perché confermiamo la capacità nostra di interpretare uno storytelling con un cliente così importante anche dal punto di vista del media, che insomma ci dà la possibilità appunto di sviluppare una creatività diversa e nuova per quest'anno. Mi piacerebbe ovviamente sapere se questa nuova creatività vedrà ancora Julia Roberts come testimonial, ma so che è tutto top secret, quindi volevo fare anche un po' un bilancio di questo vostro primo anno di attività, perché cos'era, maggio che insomma inauguravate? L'inaugurazione era esattamente intorno al 28 maggio, e le cose si sono mosse molto molto velocemente, e di questo chiaramente dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi, tutte le persone che ci hanno dato una certa fiducia e anche il nostro reparto creativo. E tante belle esperienze, sicuramente abbiamo clienti tra il nazionale e l'internazionale come Calzedonia che ci mettono alla prova su creatività, come diceva Luca, sempre nuove, però abbiamo avuto la possibilità anche di lavorare su brand lifestyle che adesso come adesso stanno cambiando completamente la maniera di comunicare, anche perché sta cambiando terribilmente il loro target. L'esempio delle produzioni che abbiamo affrontato per Juventus, tutte produzioni fatte in house da un certo punto di vista, per cui con dei team di
produzione scelti da noi e creati apposta a seconda di quelle che potevano essere le esigenze del cliente e gli obiettivi che voleva raggiungere. E devo dire che siamo molto soddisfatti, non solo questo, per quanto ricordava prima, mi piacerebbe poterti dire chi sarà il nuovo protagonista della campagna Calzedonia, potremmo dirtelo, ma poi dovremmo eliminarti e ci stai talmente simpatica che non vogliamo, grazie, non vogliamo farlo. Grazie. E poi soprattutto anche il fatto di aver creato un'agenzia e di poter lavorare con quelli che erano i clienti dei nostri sogni. Per esempio lavorare con una radio come Radio 105 è qualcosa che ci diverte ed è una prova di creatività che cambia di giorno in giorno, anche perché Radio 105 è un cliente che come radio non ha radioascoltatori, ha dei veri e propri tifosi. Quindi ci piace molto lavorare con dei clienti che abbiano stabilito un rapporto preferenziale unico e molto ma molto profondo con il proprio pubblico da un certo punto di vista. Il futuro, non vi chiedo quale in termini di modello d'agenzia, perché mi sembra che qui insomma le idee ce le avete più che chiare, cioè è quello di tornare all'idea e alla sua realizzazione, però insomma le nuove sfide? Nel nostro futuro vediamo tante gare che ci stimolano sempre. Sì, la gara è un meccanismo di acquisizione di clienti che ci piace molto, poi più ci scontriamo con realtà sempre più collaudate, più grandi, più ci fa piacere, soprattutto quando riusciamo ad ottenere un vero e proprio ricambio di idee. Credo che le gare al momento siano uno dei test, una delle prove in cui riusciamo a misurarci per quella che è la nostra creatività e per quelli che potrebbero essere delle tendenze future di quello che potremo vedere, di quello che potrà accadere. Non solo quello, anche dal punto di vista sentimentale, le gare sono eccezionali, dovrebbero essere anche in una relazione perché riescono a rinfrescare i rapporti in maniera veramente unexpected, per cui ci piacciono molto le gare, sì. Per cui ha dato un'idea a tutta l'umanità. Mia moglie sarà entusiasta.